Quando si tratta di stile puro ed essenziale, il tempo non può alterarne il fascino, nemmeno volendo. Succede alla Peugeot 406 Coupé che, nonostante il passare degli anni, non perde la sua naturale predisposizione all'eleganza, un progetto in parte italiano che vi racconterò con orgoglio in questo Perché comprare la Classic particolarmente raffinato. Qual è la sua storia? Gli anni 90 sono solo all'inizio e Peugeot è decisa a sostituire la 405. Così prende vita il progetto D80 che fin dal principio prevede anche una variante a due porte. Una vettura che non deve offrire soltanto più scelta alla clientela ma che cerchi di replicare il fascino e il successo del passato vissuto con la 404 Coupé e la 504 Coupé. La missione viene affidata a Pininfarina. Missione perché nonostante la collaborazione tra Peugeot e l'azienda torinese risalga al 1955, è solo nel 1997 per questo progetto che per la prima volta Pininfarina viene incaricato non solo di definire lo stile di carrozzeria e abitacolo, ma anche di industrializzare e produrre la vettura a fronte di importanti investimenti da parte della Casa del Leone. Il telaio, lo stesso della berlina e il parafiamma arrivano dalla fabbrica PSA di Sochaux, mentre altri pezzi vengono prodotti da un fornitore di Pininfarina, MAC, Metallurgica Assemblaggio Carpenteria, un bel aiuto visto che la scocca conta circa 3500 punti di saldatura robotizzati, il tutto prima di approdare alla linea di montaggio finale di San Giorgio Canavese. Superati i controlli di qualità e circa 25 km di percorso di test su strada, la 406 Coupé è pronta per sfoggiare il suo fascino che gli vale più di un riconoscimento, oltre al Most Beautiful Car of the Year del 1997. Tra il 1996 e il 28 ottobre 2004 sono prodotte 107.633 Peugeot 406 Coupé, di cui soltanto circa 33.000 col prestigioso motore V6 a benzina, protagonista ovviamente in questo Perché comprare la Classic. Fuori com'è? Un fascino talmente eterno che alcuni potrebbero scambiarla ancora oggi per una Peugeot molto più recente di quello che in realtà è. Uno stile indelebile firmato da Lorenzo Ramacciotti, papà e supervisore negli anni 90 e 2000 di alcune Ferrari e Maserati molto apprezzate. Tornando al Leone, sebbene il telaio sia il medesimo della berlina, la coupé misura 4,61 m, cioè molto più lunga e più bassa rispetto alla sorella a quattro porte. Nonostante le dimensioni siano appunto maggiorate, l'estrema pulizia delle sue linee le dona una raffinata grinta che parte dal frontale appuntito, caratterizzato da fari sottili, e prosegue per tutta la fiancata, dove spiccano i montanti molto inclinati, per concludersi nei gruppi ottici posteriori romboidali. E dentro? Un abitacolo che invita a viaggiare anche in quattro e comodamente. Il passo abbondante ha dato modo ai progettisti di ricavare quattro veri posti con quelli anteriori che offrono una buona visibilità a tutto vantaggio della sicurezza. I sedili sono comodi e allo stesso tempo abbastanza avvolgenti e se in pelle cuoio alle Zan, come in questo caso, offrono un bellissimo colpo d'occhio rispetto alla vernice bleu Hyperion esterna. Nel bagagliaio, oltre ai 390 litri di capacità, trovano collocazione anche accessori di alta gamma come il caricatore per CD e GPS, comandabile tra l'altro dall'abitacolo con apposito telecomando, senza chiaramente dimenticarsi dei sedili a regolazione elettrica, del clima digitale e di una dotazione in generale molto completa per l'epoca. Segni particolari? La prima Peugeot curata interamente da Pininfarina, dal disegno fino alla produzione. Un progetto chiaramente ambizioso e altresì costoso, del resto a Parigi pretendono che la macchina sia sullo stesso livello del resto della produzione Peugeot e non mi riferisco solo alla qualità ma anche all'equipaggiamento ed è così che la dotazione della 406 Coupé è particolarmente ricca da ogni punto di vista. Non mancano infatti barre anti-intrusione nelle portiere, sterzo collassabile, cinture con pretensionatori, airbag anteriori e laterali, oltre al sistema anti-pizzicamento per i finestrini elettrici. Come si guida? Una volta partiti, viene naturale immedesimarsi in un portamento così fine come quello della 406 Coupé. Poche curve, qualche cambiata e diventate subito dei veri gentiluomini. Naturalmente la scelta del motore non deve essere casuale e il V6 rappresenta l'armonia perfetta.
Il 6 cilindri a V di 60 gradi montato trasversalmente è una vecchia conoscenza di casa Peugeot, un propulsore estremamente pieno e armonico. I cavalli, che in seguito arriveranno a 210, qui sono 190 a 5750 giri e la coppia di 267 Nm a 4000 giri, quello che basta per rendere qualunque percorso garbatamente divertente e acusticamente affascinante, sebbene l'insonorizzazione sia fin troppo riuscita, viste le numerose sessioni di affinamento svolte nella galleria del vento di Pininfarina in fase di progettazione. Dovrebbe essere sottointeso, ma io lo ripeto, non serve maltrattare sterzo e gas su quest'auto, perché lei preferisce un'andatura mansueta, pacata, quasi a voler regalare a chi vi osserva dall'esterno qualche istante di spettacolo in più, potendosi gustare delle linee talmente perfette e pulite che ormai sono di rara bellezza. Meglio quindi apprezzare la naturalezza con la quale sfila per le vie del centro e allo stesso tempo padroneggia la corsia di sorpasso in autostrada. Non fatevi quindi confondere da accessori come le sospensioni attive, la loro taratura cambierà poco, il mansueto carattere della 406 coupé praticamente rimarrà sempre lo stesso. Punti deboli? Il fatto che lo stile di questa coupé sembri eterno non esclude dettagli che prima dell'acquisto meritano la vostra attenzione. Se parliamo di divertimento alla guida, ecco, tra i coupé dell'epoca ci sono concorrenti che fanno meglio, sia in termini di prestazioni pure che di agilità. Il passo di 2,70 m di fatto la penalizza sul misto stretto, per quanto la renda strepitosa nei viaggi. Se invece siete più interessati ai veri malfunzionamenti e richiami, beh, in realtà si tratta di un modello molto longevo e affidabile, ma prima di staccare l'assegno, chi già la possiede suggerisce di controllare la pompa della frizione, difficile da reperire, e la distribuzione, che rimane un intervento abbastanza oneroso. Quanto costa? All'epoca portarsi a casa una 406 coupé era un lusso per pochi, ecco perché quest'auto col passare degli anni è lentamente diventata un vero e proprio must per gli appassionati del leone, che oggi si possono litigare gli esemplari più belli a prezzi decisamente abbordabili. Se infatti nel 97 per un 2000 benzina si partiva da 48 milioni circa e per la 3000 V6 ce ne volevano quasi 66 di milioni, oggi le cose sono cambiate. 2-3000 euro possono bastare per accaparrarsi un 2000 benzina o una 2002 diesel, mentre per delle belle plus si arriva anche a superare i 4000 euro. Praticamente impossibili da trovare sotto ai 5-6.000 euro invece le 3.000 V6, che ritengo essere le più interessanti da mettersi nel box, magari di un colore particolare ed equipaggiate con accessori come il tetto apribile, il navigatore o le sospensioni attive. Una vera instant classic che ama trasmettere il suo stile con innata pacatezza, uno straordinario esempio di collaborazione tra la scuola italiana e quella francese. Un curriculum così di certo farà la felicità di quei collezionisti che sanno guardare lontano e aspettare, del resto per la 406 coupé il tempo non è un problema. Vi è piaciuto questo perché comprare la Classic? Ah, strepitoso! Benissimo, quindi continuate a scrivermi nei commenti i vostri suggerimenti per le prossime puntate, perché ovviamente cercheremo di farvi felici in tutti i modi possibili. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.